Sono Nino Costantino, segretario regionale della FILT CGIL Calabria e intendo rivolgermi in questo momento alla politica calabrese, a chi governa e chi è l'opposizione, cominciando dal Presidente della Giunta regionale, perché in questo momento pensino davvero alla grave crisi occupazionale che sta investendo la nostra regione. C'è una vertenza che più di altri è il simbolo del rischio occupazionale della crisi di sviluppo della Calabria, ed è quella del porto di Gioia Tauro. Noi stiamo chiedendo la convocazione immediata di un tavolo alla Presidenza del Consiglio, appunto da parte del Presidente Gentiloni. Oliverio, ci aiuti in questa direzione. Ci sono 400 posti a rischio soltanto nell'area di Gioia Tauro, nella MCT, più l'indotto. C'è il rischio, diciamo, la tenuta sociale e democratica di un intero territorio. C'è il rischio che quel porto, che poteva avere grandi ambizioni per lo sviluppo dell'intera Calabria, rischia appunto di essere invece il fardello e l'emarginazione produttiva di un'area come quella della Piana e della stessa regione. Allora noi chiediamo che ci sia una svolta nella capacità di governo della Calabria e che ci sia un impegno concreto. Genova e Trieste sono stati, diciamo, dal governo nazionale premiate, anche con la cosiddetta via della seta. Gioia Tauro invece rimane lì dov'è, senza prospettiva e senza sviluppo. Una svolta radicale è necessaria oggi.